Allora, eccoci di qua di nuovo in diretta e ritorniamo in diretta appunto per parlare di una iniziativa assolutamente importante, una iniziativa promossa dall'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi ed il Mieloma, e lo facciamo con il presidente dell'associazione, il professor Franco Mandelli, in al collegamento telefonico con noi. Pronto professore? Pronto, buonasera. Buonasera professore, grazie per essere intervenuto. Grazie a voi. Ecco, allora, oggi l'AIL torna a lanciare la sua campagna appunto di aiuto, di sostegno nella lotta che appunto l'associazione porta avanti da tanti anni. Oggi, domani e dopodomani, in particolare, i volontari offriranno uova di cioccolato a chi verserà un piccolo contributo di 12 euro all'associazione. Ecco, ci vuole parlare un po' di questa iniziativa? Intanto voglio dire che coinvolge tutta l'Italia, perché l'AIL è presente in ben 82 province italiane, dall'estremo nord all'estremo sud. Tutta l'Italia è piena di volontari, sì, che nonostante magari il tempo brutto stanno in piazza, sono, e nelle sulle postazioni, piazze, dalla, certo, mattina alla sera, certo, per vendere queste uova. Uova che sono importantissime, in quanto quanto può essere raccolto aiuta nella ricerca, viene utilizzato nella ricerca, da sottolineare che la ricerca è finanziata pochissimo in Italia, quindi eh sì, questo è uno dei gravi problemi privati, è un del nostro paese, problema, esatto. Quindi i volontari dell'AIL cercano di supplire a questa carenza, e devo dire che i malati lo sanno, perché quando io incontro malati mi dicono: dottore, grazie che ci fate sentire meno soli vendendo le vostre uova di Pasqua, perché i volontari sappiamo che ci aiutano in ospedale, che stanno vicini a noi, che stanno vicino ai medici, agli infermieri, ai biologi, e quindi è un tutt'uno, una forza d'urto formidabile che fa sì che l'ematologia italiana sia una delle migliori del mondo. Ecco, questo grazie, sì, anche all'AIL. Certo, certo professore. In particolare, ecco, vogliamo ricordarlo, l'AIL cerca di promuovere appunto la ricerca contro la leucemia, le leucemie, le diverse forme di leucemia, certo, i linfomi ed il mieloma. Ci vuole un po' dire quale incidenza queste patologie hanno oggi nel nostro paese in particolare? Beh, l'incidenza è impossibile dire, perché bisognerebbe entrare nel dettaglio delle diverse forme. Comunque i linfomi, per esempio, sì, sono una delle forme più frequenti, anzi la più frequente forma di tumore nei giovani, sì, adulti, più frequente di tutte. E poi c'è da dire una cosa molto importante: il numero di pazienti aumenta vertiginosamente per due motivi. Primo, più importante, che li curiamo meglio, quindi mentre una volta un paziente si ammalava di linfoma o di leucemia acuta e la durata di vita era modesta, oggi, sì, possono addirittura guarire. Quindi è un aumento, sì, che in realtà segnala un dato positivo piuttosto che quello, importante, che si potrebbe pensare. E ancora, sì, un altro dato è che siccome molte di queste malattie, per esempio il mieloma, alcuni tipi di linfoma, alcune leucemie acute, sono particolarmente frequenti nell'età anziana, sì, e siccome la durata di vita sia soprattutto nelle donne ma anche nell'uomo è nettamente aumentata, è aumentata anche l'incidenza di queste forme, per cui mentre una volta il paziente non arrivava ad avere una malattia di questo genere perché moriva prima, sì, oggi spesso si ammala perché la vita è più lunga. Certo, certo, quindi ecco, anche questo va chiaramente considerato rispetto a quello che diceva poi prima, non solo i fondi per la ricerca ma anche i fondi per l'assistenza sanitaria sono, esatto, forse insufficienti. Per migliorare la qualità di vita dei nostri malati, di per dare pazienti, le cure migliori disponibili al mondo. E devo dire che ciò è vero, sì, che se un nostro malato va in Inghilterra o in Germania o in Francia si sente dire: lei è curato in Italia, beh, che cosa è venuto a fare qui da noi? Perché, ecco, voi avete in Italia
i migliori ematologi che ci siano al mondo. Questo dovrebbe essere un incentivo a favorire e a sostenere il lavoro degli ematologi, ma anche dei medici in generale, a creare forse delle leggi che aiutino a valorizzare le risorse in maniera giusta, equa, veramente, veramente fruttuosa, le risorse che ci sono, professore. Assolutamente sì, perché nell'aiutare la ricerca, nell'aiutare l'assistenza, in fondo si investe in stessi, perché anche, a parte è difficile che uno in famiglia, magari lontano, un parente lontano, non abbia mai avuto una malattia del sangue, sì, è molto raro, è vero. Ma ammesso che non l'abbia mai avuta, favorire la ricerca, migliorare l'assistenza, uno può dire un domani potrebbe servire anche a un mio parente, a un mio carissimo amico. Ecco, quindi professore, è un investimento, certo, per tutti noi. Per tutti, chiaramente. Allora, noi questa sera vogliamo invitare proprio tutti quelli che ci ascoltano ad acquistare, anche in vista della Pasqua, le uova dell'AIL, proprio per questo motivo. Professore, ci vuole anche dire concretamente quali sono le strategie di azione dell'AIL? Quindi i soldi che noi daremo acquistando nelle tante piazze italiane questo fine settimana, lo diciamo oggi, domani e dopodomani, nelle piazze dal nord al sud, come lei diceva, sono in vendita le uova dell'AIL. Ecco, i soldi che noi investiamo in qualche modo, questo abbiamo capito, come vengono spesi concretamente? Guardi, quali sono le attività dell'AIL? L'AIL nazionale ha un programma di ricerca unico, che è quello di finanziare un gruppo, ha un acronimo difficile che è GMEMA, che è un gruppo cooperativo che è conosciuto in tutto il mondo, presenta lavori su riviste internazionali, nei migliori congressi del mondo, perché è un gruppo che coinvolge tutti i centri ematologici italiani, sì, in modo che il malato, anche se è in una piccola città del sud, sa di avere gli stessi protocolli di quello che è curato al nord, in un grosso centro. E questa è una garanzia necessaria. Deve spostarsi, perché è una garanzia per le cure e anche per gli accertamenti diagnostici, sì, perché anche la diagnosi viene organizzata in modo tale che il midollo e il sangue dei nostri malati venga mandato in questi centri di riferimento, per cui la diagnosi è sicura. Sì. Avete anche delle case di accoglienza, professore, esatto, è vero, delle scuole. A livello locale poi ci sono le case di accoglienza che sono in molte città d'Italia finanziate dall'AIL, per cui il malato che risiede lontano dal centro di trattamento non deve pagare un albergo, che sarebbe un ulteriore aggravio, certo. Esatto, e poi cercare di curare a casa i malati quando hanno la possibilità di essere dimessi dall'ospedale. Che stare in ospedale non è piacevole, esatto. Il malato chiede: dottore, quando posso andare a casa? Sì. E tornare a casa con i propri parenti, con i propri amici, nel proprio ambiente familiare, è un grosso vantaggio. Sì. Ecco, poi ci sono anche delle scuole nell'ospedale, ma anche delle sale gioco in qualche modo per i malati è bambini. Lei, esatto. Brava di me. È vero. Ma ecco, io in realtà, professore, svelo subito a chi ci ascolta il mio segreto. Sono collegata con il sito dell'AIL, che invito tutti a visitare, all'indirizzo www.ail.it, dove, ecco, tutte queste iniziative di cui noi stiamo parlando sono citate, dove si spiega anche tutto. Ci sono delle foto bellissime delle vostre attività, dei vostri interventi. Ecco, quindi insomma promuoviamo questa campagna di nuovo, lo ricordiamo tutti questo fine settimana, da oggi, domani e dopodomani, nelle piazze italiane, acquistiamo le uova dell'AIL. Sono al latte, sono amare, e quindi comperatele, magari anche per regalarle a qualche figlio dei vostri amici. Eh sì, perché no? Compratene tante. Esatto. Perché sarete sicuri di come verranno investiti i soldi che spenderete. Ottimo. Allora, grazie veramente al professor Franco Mandelli, presidente dell'AIL. Arrivederci, professore. Buonasera, grazie. A lei, buon lavoro. Arrivederci.